Wahey Kuj, ben ritrovati da voi, Strando Link, non tuono su Yo-Kai Watch 3. Oggi la prima missione che andremo a fare di quelle che sono rimaste è ovviamente la missione dei frutti, ma prima vado a parlare con questa signorina qui che mi darà una mappa. Congratulazioni, sei il numero 10. Il numero 10 di cosa? Ah, ma è ovvio! Sei il nostro 10° cliente proveniente da Valdoro. Che ragazzo fortunato. Tieni, prendi questo per festeggiare. Come l'ho scoperto? Parlando un po' con tutti. Parlando un po' con tutti, ovviamente scopri tante cose. E ovviamente ho dovuto resettare. Però, insomma, non è stata una grande perdita. Avevo appena iniziato. Non avevo fatto neanche una battaglia, quindi ci sta. Dunque, per risolvere questo mistero dei Fruitinian, bisogna andare da Jane e parlare con lei. Dopo aver parlato con i due bambini e con il signore o signora, non ricordo di preciso, che comunque sia, sanno del latte alla frutta. E poi dopo, insomma, ti dicono, ah, è buono, lo facciamo solo noi, lo esportiamo in tutti i paesi e poi via dicendo. Quindi mi viene da pensare che nel primo Yo-Kai Watch il latte alla frutta venisse da Dukesville. Wow. Salve Jane, sai niente dei pony che sono fuggiti? Come, i pony? Certo. Ah, i pony? Ma ho messo... Ma vabbè. Era solo una bambina quando è successo e nessuno ha la minima idea del perché. I pony della gola balzellante, ma veramente io avrei messo i Fruitinian, però non si sa. So che può suonare strano, ma in un certo senso sono felice che siano fuggiti. Sei felice? Penso che i pony debbano vivere liberi, di correre nelle praterie, no? Mi auguro solo che siano felici e al sicuro. Capisco. Beh, in effetti ha senso. Ma se hai nessuna idea di cosa sia successo, significa che siamo arrivati a un punto morto. Possiamo sempre chiedere ai pony, gna? Eh sì. Galattico, ci diranno direttamente loro ciò che è successo. Ma sono pony, non sanno mica parlare. Beh, lo sappiamo, i Shibanyan erano animali dopo tutto. Voi dovreste essere in grado di parlare con gli altri animali, no? Dovremmo farcela, gna! Bene, andiamo alle praterie a chiedere. È possibile? Cos'altro c'è? Ecco, Jane, hai altre informazioni sul latte alla frutta? Temo di una dolcezza, so solo che è molto gustoso. Capisco. Presumo sia per questo che sei così alta con tutto quel latte che bevi. Certo. No, è solo che è grande. Potrebbe essere. Beh, dicono che se si beve tanto latte si cresce bene e forti, ma ti cresce anche la panza. Ma non mi piaceva il latte quando ero piccola. Davvero? Davvero, dolcezza? Ma questo era anche prima del fantastico latte alla frutta. E adesso il latte è la cosa che preferisco al mondo. Dovrei provarlo questo latte alla frutta. Ma si venderà qua dalle mie parti? Mica lo so. Perciò la mucca ha iniziato a produrre latte alla frutta quando eri piccola? Esatto, prima di allora produceva del normalissimo latte. Capito. Ok, ora penso che possiamo andare a vedere appunto se ci sono i Nian. Ci deve essere una qualche correlazione con i misteri di questo luogo. Bene allora, che noi di cercare altri indizi riguardo a questa squisitezza alla frutta? Ma Jane potrà vedere gli yokai? Non penso, però lei ci vede parlare da soli. Non si insospettisce? Dobbiamo continuare a indagare. Perciò ecco gli indizi raccolti finora. La mucca ha iniziato a produrre latte con la frutta quando Jane era piccola. Il latte munto al mattino è quello più fruttato. Poi ci sono gatti invisibili che la bambina ha visto vicino alla mucca. Io non ci sto capendo niente, voi che ne pensate? La chiave per risolvere il caso è trovarci a posto giusto al momento giusto. Dobbiamo trovarci là quando il latte diventa fruttato, il che significa? Dobbiamo andare dalla mucca prima dell'alba. Chiaro, ritorniamo dalla mucca prima dell'alba. Prima dell'alba, quindi devo andarci di notte? Ecco, ah no, ci sono i ragazzini? Ah, ma sono Wyatt e Luna! Ma che... Hello? Andrea, è meglio se ci abbassiamo e saliamo da qua. Hai ragione. Vediamo che succede. Ah, non c'è traccia dei colpevoli. Invece sì. Ah, sapevo che c'era qualcosa di strano. Che cosa sono? Ah, fammi vedere. Quelli devono essere Medunian, Arenian e Kiwinian. Insieme a Uvanian, Fragonian e Angurian. Che diavolo. Che dici? Beh, ora è tutto chiaro, gna. Let's go, avviciniamoci. Piano, piano, piano.
piano così. Vabbè, adesso andiamo veloci. E la... Ah, ma devo parlare con Melonian. Cosa? Wyatt, attento! Ma ti... Melonian! Ci hanno visti! Veloci, nascondetevi! Wow! Cosa? Ma che c'entrava Wyatt attento? Ah, prendine 6 entro 5 minuti. Ragazzi, il gioco purtroppo è tradotto male. Frasi fuori contesto alcune volte, non lo so perché hanno fatto sta boiata. Ok, Anguranyan, come si chiama, è trovato? Questo è Aranyan. Qua su, eccolo, Kiwinyan. Eccolo qua, Ubanyan. Perfetto. Fragonyan. E l'ultimo è qua. Melonian, spremeranno tutto il mio succo. Sì che lo faranno. Ma hanno così tanta paura degli umani? Siete anche gatti. A me farebbe un po' schifo sinceramente mangiarvi. Siete voi che trasformate il latte, vero? Proprio così, gne? Tutti amano il latte alla frutta. Beh, non avete tutti torti, credo. Tutti i Dukes vi lavano il latte alla frutta. Sì. Bene, possiamo considerare il caso chiuso. Quindi il latte misterioso era davvero opera di uno yokai? Vedete, purtroppo a volte si ripetono i dialoghi. Tipo... Tipo Nathan prima, vai attento. A cosa? Che ci stavi solo tu lì davanti. Purtroppo alcune volte i dialoghi sono inutili. Oppure sono tradotti male. Ma a che vi serve? Fratellone Anguranyan, ok, bene, bene così. Ehi, sarà meglio per voi se non date fastidio ai miei fratelli. Fratellone, va tutto bene? Non fatemi perdere tempo. Aspettate. Sono andati via così. Perfetto, ora con il mistero dei cavallini dovremmo anche poi svelare il mistero del fratellone. Bene, attiviamo questa navigazione. Mancano tre importanti passaggi ancora. Ok, andiamo a farli. A questo punto, dato che non possiamo usare la bici, un grappa al cavallino che adesso diventa bizzarro oltretutto. Quando attiviamo questa missione, questa appunto che riceviamo da rivista di Fainsilet dei cavalli imbizzarriti, i cavalli effettivamente diventano bizzarri. È strano, lo so. Master Pony, smettetela di bighellonare e iniziate l'allenamento, smidollati. Quale allenamento? L'allenamento super severo del coach, naturalmente. Comunque, levatevi di mezzo. L'allenamento del coach, come facciamo a farci scegliere? Indizio per i pony, ok, quindi andiamo di qua ora. Interessante. Eccolo! Dai, hoppala. Volevo andare da questo qua prima, però quell'altro era più vicino. Vabbè, fa niente, dai. Bene, lei... Muscopony! Guardami, non è meravigliosa la mia potenza muscolare? Galattica! In realtà ero molto debole prima. Veramente? Sì, ero molto più debole e ossuto degli altri pony. Ma eravamo tutti simili, fragili e patetici. Eravate tutti deboli, gna? Proprio così. Ma ora siamo tutti più forti. Sembra che siano scappati solo i pony deboli. Deve esserci una sorta di collegamento. Può essere. Può essere. Vai mio piccolo pony. E hoppla, equitazione. Wow, piano piano piano. Che c'è? Vuoi diventare forte come me? Mi piacerebbe. Se diventassi grande e forte forse non mi prenderebbe più in giro. Se diventassi più forte riuscirei a sconfiggere quel camion finalmente. Quindi, qual è il segreto del tuo aumento di massa? Macho Pony. Ti serve qualcuno che ti alleni, ma sappi che ha un regime molto severo. Dove allena? Al canyon orientale a tarda notte, ma non tutti i giorni. Inoltre allena solo chi sceglie lui. Beh, io sarò... Bene, ora sappiamo dove andare. Canyon orientale, vuoi dire di giù? Quindi fatemi capire, state dicendo che... Si terranno delle sessioni di allenamento pony al canyon orientale stanotte. E quel coach è colui che ha liberato i pony? Coach, chi potrebbe essere?
Suggerisco di andare a scoprire la Canyon Orientale stanotte. Ecco qua i pony, va. Dovrebbe essere quella baguette che fa pugilato, se non sbaglio. Eccolo, va. Eh sì. Che storia, guardate laggiù. Tutti quei pony riuniti. E non è tutto, sembra che ci siano yokai con loro. Ma non mi sembra di conoscerlo. Galattico, quello è Bago Antonio. Ok. Riesci a rimettere tutti in forma con la stessa facilità con cui si impasta il pane. Scusa. Sono io a fornire le spiegazioni sugli yokai qui, capito? Se la ride ovviamente. Che volete? Siete venuti ad allenarvi? Oh, non preoccuparti. Galattico, certo che sì, ci aiutereste a diventare fortissimi. Parla per te. Nessun problema, li vedrete più velocemente delle pagnotte nel forno. Per caso ho letto Bago Antonio prima o Bago Antonio? Sarebbe Bago Antonio. Però mi sa che ho letto Bago Antonio, quindi è sbagliato, è Bago Antonio, perché è baguette. Oh, ci fa combattere, buono. Io sono sempre pronto a combattere. Contro un solo yokai, poi? Possiamo neanche reclutarlo, che peccato. No, è debole poi. Infatti è finito. Basta un colpo, ragazzi, lo fate fuori. Poi l'abbiamo anche cotto, vedi? Buono il pane bruscato. Beh, 91 punti esperienza. Non è che mi aspettassi chissà cosa, da lui, Quindi sei tu che hai allenato questi pony per farli diventare più forti, eh? Proprio io. Sono passato dalle stalle alle stelle con l'allenamento del coach. Perché faccio queste scenette? Ora siamo tutti qui in gran forma. A volte, a causa di tutta questa energia, iniziamo a scalciare. Siamo così forti che riusciamo a spaccare tutto senza neanche un livido. Beh, buon per voi, gna. Sembra proprio che l'allenamento vi abbia ripagato. Assolutamente. Beh, direi che anche questo caso è chiuso. Già, i pony sono scappati solo perché volevano diventare più forti. E Bago Antonio era il loro coach. Il che significa... È bello che venga coinvolta anche Luna, anche perché non posso usarla. Se provassi ad usarla, mi rimanderebbe alla Yopol, quindi non posso farci nulla. Per il momento non posso proprio utilizzare lei. Ma perché volevi allenare i pony, Bago Antonio? È stato un fratellone a chiedermelo. Fratellone? Fratellone? Che piglia. Basta così. Fratellone, l'allenamento procede come nei piani. Era ora. A presto. Buono, molti punti. Stiamo facendo un bel po' di livelli. Gilet da cowboy. No, il Magnan. Ora voglio entrare ad allenarlo, ragazzi. Magari ci faccio un episodio apposta, dai. Troppo divertente, troppo interessante ora. Sto trovando molti più oggetti di quanti non ne trovassi su Sushi. Quindi mi piacerebbe davvero provarlo qui, Magnan. A personalizzarlo, ad allenarlo. Yuhu! Torna qui, brutta canaglia. Sappiamo che c'è il tuo zampino dietro. Diamine. Quello era... come si chiama? Oh, giusto, lo yokai ribello. Allora, riassumendo, c'è stato il caso del latte alla frutta, le rocce che cambiano volto e l'allenamento dei pony al chiaro di luna. Che intenzioni ha questo fratellone, gna? Non sono affari vostri. Non dirmi che... Va a finire che lui era il fratello di Jane, prima di diventare uno yokai. Non abbiamo già sentito questa melodia da qualche parte? Quindi? Jane! Era l'unica a saper fischiettare questa melodia, me lo ricordo! Jane... Com'è possibile? Si ricorda! Quindi conosci esatto. Jane? Sì, anche se lei non si ricorda di me. No, allora non può essere fratello. Non si ricorda di te. E come avete fatto anche solo a incontrarvi? Jane non può vedere gli yokai, quindi com'è possibile? Sì. Da quando è cresciuta non riesce più a vedere gli yokai. Oh, che peccato. Quindi vedeva gli yokai. Capita che anche alcuni bambini non riescono più a vedere gli yokai quando crescono. Mi sta venendo in mente qualcosa, ma... è meglio non pensarci. E quando succede perdono anche ogni ricordo legato a loro.
Ah, ecco, quindi non posso proprio pensarci, vedi. E ribello, perché non vieni con noi da Jane? Non penso proprio. Assolutamente no. No, non si ricorda di me, quindi a che scopo? Ne sei sicuro? E ribello, perché non ci puoi sentire la fine della melodia? Esatto. Beh, se proprio insisti. Cool, questa sì che è una melodia. Ok. Geniale, ora possiamo cercare di farla ricordare a Jane. Torniamo a Dukesville e andiamo da lei. Cosa? Andiamo. Forza, Andrea, andiamo. Jane. Yeee, yeah, rodeo. Iha! Che bello. Ah, però Jane è sveglia già a quest'ora? Oh, ma che fate qui tutti quanti? Sembra che non apra di notte, ma è l'alba, è l'alba. Andiamo a dormire, avanti. Oh, che rottura sta cosa del notte e giorno. Non la sopporto, sinceramente è una gran seccatura. Spero che la cam non sia andata in defocus per tanto tempo perché non me ne sono accorto. Ecco, questi ancora qua, avete aspettato qui stanotte, non avete dormito, bravi. Andiamo da Jane ora. Allora, Jane, ascolta! Beh? Ah! Grazie mille, dolcezza, facevo proprio così. Come hai fatto a scoprirlo? Eh già! Oh cielo, come ho potuto dimenticare? È il motivetto che ho inventato col piccolo bello. Era un mio carissimo amico. Con piccolo bello? Intendi ribello? Beh. Ero molto timida quando ero piccola e avevo un pony come amico. Quando il mio pony è morto mi sono ritrovata tutta sola. Ero seduta a piangere quando è apparso il piccolo bello. E mi ha aiutato tantissimo a ritrovare la serenità. Ha fatto fare delle facce buffe al Monte Humor facendomi ridere. 10 anni fa, infatti, il piccolo bello mi ha regalato un sorriso dopo tanto tempo. In seguito, non so come, mi sono dimenticata di lui. Ora tutto perfettamente senso, il latte, i pony e il Monte Humor. I misteri erano tutti collegati. Ah sì, spiegami come, Luna. Ci vuole sempre la femmina nel gruppo per far capire ai maschi come funziona. Certo, ma prima... Jane, ti andrebbe di rivedere il piccolo bello? Certo, mi piacerebbe molto, dolcezza. Verica, aspettate, mettiamoci in sella e andiamo. Incontra ribello nella vallata. Ottimo. Un momento. Se non sbaglio, Jane vende roba interessante. Eh sì. Questi sono due oggetti da fusione. Vabbè, latte alla frutta, che insomma niente di che. Però è sfera grande! Questa sì che serve! Non ci credo! Eccolo! Ah, questo elicottero mi sembra un po' sfasciato. Ehi, sali sull'elicottero! Che? Hai detto qualcosa, Whisper? No. No, non ho proferito parola. Per caso senti le voci, Andrea? Sali sull'elicottero! Bleh. Qualcosa lo sto sentendo di sicuro. L'ho sentito anch'io, ci deve essere un uomo nei paraggi. È il momento di usare la lente. Qui, proprio qui. L'elicottero, iniziamo bene ragazzi, iniziamo davvero bene. Perfetto, ecco qua, come si chiamerà? Vomito? Trovato, Whisper, che yokai è questo? Oh cielo, aspetta un attimo, questo dovrebbe essere... Sonno, cinetosio... Wow! Oh, ma certo, conosco questo yokai, su tutto di lui. Vediamo. Cinetosio è uno yokai che causa mal d'aria. Beh, allora allontaniamoci da lui. Ehi, non dire così. L'elicottero è in panne e mi ha lasciato a piedi. Ok. 700 punti più una sfera media. Wow. Che è successo? Ero sull'elicottero, mi veniva da vomitare e sono finito contro una parete rocciosa. Oh cielo, ma è terribile. Lo so, non sono riuscito a trovare nemmeno un sacchetto. L'impatto dello scontro
Ha fatto volare via tutti i componenti essenziali dell'elicottero. Potreste ritrovare i componenti e riportarmeli? Sì! Ma certo! I componenti mancanti sono 3. Ho davvero bisogno del vostro aiuto. Certo che sarà una bella impresa ritrovare quei componenti nella prateria. Ok, li ritroveremo allora. Non preoccuparti, verrò a fare la tua missione appena finiamo questa qui. Andiamo! Penso che la possiamo fare anche oggi, tanto non è un problema. Salta, dai, mio piccolo pony. Yeeha! Yeeha! Pemmitella contro! Vai via. Potevo farlo cascare nel burrone, però. Ah, l'orologio. In teoria non potrebbe toglierselo, però... Ah! Piccolo bello? Jane? Perciò c'eri tu dietro tutti questi misteri. E hai fatto tutto questo per assicurarti che Jane fosse felice. Non ho ragione, ribello? Come, come? Che diamine! Lasciate che vi spieghi. Ribello, siccome a Jane non piace il latte, hai chiesto ai Fruitinian di modificarlo. E poiché il pony di Jane è morto, hai fatto allenare i pony per renderli più forti. E hai fatto in modo che Monte Humor facesse sorridere le ragazze tristi. Nel caso Jane avesse bisogno di essere consolata, non è vero? Sì. Esatto. Certo. Perciò mi stavi tenendo d'occhio anche se mi sono dimenticata di te. Come sei dolce, piccolo Jane. Bello. Mezza. Sei innamorato. Meglio, era già innamorato, però. Piccolo bello, ti ricordi il motivetto che fischiettavamo insieme? Sì. Ovviamente. Ecco. Ti andrebbe di fischiettarlo insieme come vecchi tempi? Sì. Devo dire che è molto orecchiabile. Mistero risolto. Let's go, si torna a casa. Certo. Ottima idea. Torniamo a casa tutti insieme. Sì, anche perché devo raccogliere le componenti ora. Attenzione però! Quindi? Ehi, che diamine sta succedendo qui? Ma quello yokai lì? Che succede? La città è in subbuglio! Chi può aver fatto una cosa così terribile? Dovrà il responsabile, gliela farò pagare! Sembra che il colpevole non sia andato molto lontano, dividiamoci! Ora vedi anche Whisper? Ora vedi anche Whisper! Ma questo yokai? Ansio sceriffo! Che anzi è successo qualcosa. Ah, non è un gatto. Vabbè, andiamo a prendere queste componenti dell'aereo, poi torniamo qui. Le parti dell'aereo non sono sparse in modo randomico. Sono sparse in punti precisi della mappa, quindi dovete controllarveli tutti se non sapete dove sono. Magari siete alla seconda run e quindi già sapete dove sono, però nel caso non lo foste, insomma, sono posizionati in punti precisi. Un altro è qui. Ingranaggio numero 1, scommetto. No, numero 3. Stranamente. E ovviamente il numero 1 è qui. Fatto. E allora? Grazie, allora cominciamo a riparare questo affare. Quasi dimenticavo. Come segno di riconoscimento per il vostro aiuto, credete di venire a fare un giro quando sarà tutto sistemato? Ah, sul serio? Ma certo. Yeah, saliremo su un elicottero proprio come le star di Hollywood. Oh cielo, che emozione. Bene, aspettate, non ci vorrà molto. E fatto. Questa è la piazzola d'atterraggio. Da qui potrete salire e scendere dall'elicottero. Ah, fantastico. Allora oggi partiremo da qui. Voleremo pian pianino verso la piazzola d'atterraggio dell'ovest. Cielo, questa è un'avventura con la A maiuscola. Vi dirò, sono in trepidazione. Io sarò qui con l'elicottero, quindi potete chiamarmi da questa piazzola. Allora... Bene. Quando abbiamo voglia, siamo pronti, eh? Non oggi. Forse dopodomani? Chi lo sa. Bene, cugino, in ogni modo, questo video termina qui. Domani, appunto, ci sarà
la battaglia contro Mr. Kia, che ha fatto un casotto qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch e vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!